Rieccoci insieme. Allora, vediamo della regia se riusciamo a mettere a grafica un po' la situazione dei pensionati per classe di reddito mensile, giusto per capire dove si andrà a parare, quale sarà la situazione che si prefigura. Naturalmente, questo un po' lo chiedo a voi, se ci fossero dei pensionati interessati a capire che cosa effettivamente dovranno pagare. C'è una telefonata, se vediamo subito. Le segreterie sono disponibili per fare queste valutazioni, questo è molto importante. Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, dove chiama? Da? Io chiamo da Mantova. Mantova. Mantova, Mantova. prego. Ma qui il governo di che cosa si preoccupa? Io vedo che non si preoccupa di niente. Si preoccupa di tutto, meno di quello di cui dovrebbe preoccuparsi. Per il semplice motivo, ma il suo governo ha o è consapevole che ci sono 6 milioni di persone a reddito zero? È consapevole che i ragazzi tra i 18 e i 25 anni non trovano lavoro e non lo cercano perché sanno già di partenza che non lo troveranno? Sanno che c'è gente come me di 54 anni con una partita IVA che è da 2 anni e mezzo che non lavora e che dovrebbero vivere con 150-200 euro non sicuri, senza pensione, senza niente e che hanno non sufficientemente versamenti Contributivi. da poter andarci e non abbastanza anni per poter andare in pensione, ma questi signori che guadagnano dai 13 ai 91 mila euro, 91 mila euro riguardo Sentinelli, ex amministratore delegato della Telecom, e poi perché viene sempre parlato delle solite persone e stampa e TV stanno muti sulla faccenda di chi ha mandato all'aria l'azienda Telecom, che è il signor con chi si proverà, che ha avuto anche il coraggio di presentarsi nel Gran Premio di domenica, con che faccia tosta, dopo aver mandato all'aria un'azienda che gli è stata praticamente regalata, come è stata regalata anni fa al signor De Benedetti che paga le tasse in Svizzera e che tiene tutti i soldi in Svizzera, al signor Colaninno che ha le Certo, aziende no, ma in. questo è chiarissimo, E questa. queste sono cose che gli italiani, in pochi come me, lo sanno, però c'è una sorta di mutismo da parte dei politici perché, cioè, parliamoci chiaro, questa Italia è già morta, qui la gente sta tutta fuggendo via come sto facendo io e soprattutto sta solo aspettando la gente come me che i giovani si comincino a svegliare e vadano tutti uniti a Roma perché siamo a questo punto. Il non Vabbè. ritorno, perché ormai questa Italia è finita. Chiuso. Chiarissimo, va Che bene. la realtà è Grazie. questa, mi dispiace, però la realtà è questa qua. Va bene, Non ci si grazie. scappa. Prego, Grazie del buongiorno, suo salve. intervento, grazie. Grazie, grazie Ecco, quello che emerge, che ha tirato fuori rispetto alla parte della situazione difficile, effettivamente alcuni aspetti scandalistici che però noi preferiamo non tirare fuori continuamente perché ci viene veramente volta stomaco, cercando di trovare delle soluzioni alla situazione esistente. Due cose. Una, chi perde il posto di lavoro a 53 passa anni, che non può versare i contributi e quindi che pensione mai avrà. L'altra, sperare che i giovani possano fare qualcosa. E qui chiedo a voi, che rappresentate comunque un sindacato molto importante di pensionati, ma possono solo i giovani essere quelli che fanno qualcosa o anche i pensionati in massa, che sono tanti, che forse hanno anche tempo ed energie e capacità per poi intraprendere delle azioni pacifiche, naturalmente, perché sennò se diamo tutto in mano ai giovani arrabbiatissimi è la fine. Quindi chiedo a lei, Berti, un po' la stessa domanda al giro. Per quel che riguarda chi non riesce, tantissimi ci scrivono che non riescono a versare i contributi perché manco riescono a campare senza lavoro. E questo è un problema serio, molto serio. Credo che il signore che ha telefonato abbia messo il dito nella piaga, nel senso che questo paese ormai coglie le conseguenze di 20 anni di disastri. Noi in 20 anni siamo riusciti a distruggere un tessuto economico, mettiamo anche politico, ma soprattutto sociale e morale, che ha portato questo paese quasi alla deriva e non sarà facile rialzare la testa. Tutto quello che poi si dice sono conseguenze, nel senso che la situazione dei giovani, che è una situazione insopportabile ormai, insopportabile
anche per noi anziani, perché noi anziani abbiamo i figli, i nipoti, Beh, certo. e quindi rispetto a questo, se vediamo quotidianamente qual è la sofferenza di questi nostri giovani. Per cui alla fine sicuramente non bisogna perdere la speranza. Cioè, io capisco che probabilmente scappare e andare all'estero è una soluzione per molti aspetti anche possibile, però noi dobbiamo in qualche maniera lavorare perché si possa ancora sperare che questo paese risorga, rialzi la testa. Bisogna che lavoriamo in questo senso. E i pensionati, gli anziani, su questo versante, credo che al di là, voglio dire, delle lamentele che giustamente facciamo sulle nostre pensioni, che sono sempre più taglieggiate, ma credo che i pensionati su questo versante stiano dando una dimostrazione di solidarietà nei confronti del paese incredibile. Se voi pensate che la maggioranza del volontariato che dà milioni Assolutamente di fatto di ore persone per l'assistenza pensionate. è fatto da pensionati, ma voi pensate solo, per esempio, a una famiglia nella quale c'è normalmente la necessità, per esempio, di sostenere i figli, ma i figli vengono sostenuti in mille modi, a partire dall'eredità, che è comunque No, ma anche con i nipoti, il Esattamente. babysitteraggio. Ma poi pensate, per esempio, al fatto che adesso noi ci troviamo con generazioni verticalizzate, invece che sì, quello là, Orizzontalizzate. in famiglie dove ci sono sostanzialmente quattro generazioni, per cui la generazione di mezzo, la generazione sandwich, come viene chiamata, è costretta a fare l'assistenza agli anziani e all'assistenza ai nipoti. Sì, Per cui le infatti. donne che vivono in queste famiglie, che sono normalmente donne pensionate sui 60-65 anni, sono di fatto costrette a fare una solidarietà incredibile nei confronti appunto dei giovani e degli anziani. Chiarissimo, Turati. Ma io penso che cioè, sia necessario organizzare una reazione e far tornare la voglia appunto di riappropriarci dei Quindi di diritti reagire ed è sostanzialmente, perché è esattamente, quello che dico anch'io. Cioè, cioè il problema è questo qui, no? Che, come far vivere la speranza? Io voglio costruire il futuro, non voglio solo limitarmi a sperare, no? E di fatto stiamo facendo questo, non Ma è anche perché che. l'aspettativa di vita delle persone anziane non è 65 anni, No, no, è più cioè lunga, arriva a certo, no, noi 90 vogliamo dare ormai. vita agli anni, l'abbiamo sempre detto, non vogliamo appunto Per cui. fare i pensionati poveri come stiamo già facendo in parte, rischiando di fare ancora di più. Ma il tema è però riuscire a capire, e in questo paese ancora non l'ha capito benissimo, perché non, cioè, non, diciamo così, non c'è la rivolta popolare pacifica, no? Non sono scoppiate le No, contraddizioni no, infatti, sociali ancora, no? assolutamente. Siamo a C'è il rischio. malessere, il mal di C'è il pancia, c'è malessere, ma c'è questo. l'assegnazione. Noi siamo di fronte ad un governo che è assolutamente anomalo e che però la sua scelta politica l'ha fatta. Questo è il punto. E ha scelto non di dare un futuro a questo paese, di dare una mano a chi non ce la fa, ma ha scelto, come si diceva prima, di proteggere i ricchi. Questo è il significato, anche purtroppo, a me dispiace molto, perché capisco che in questa fase è l'unico governo possibile, anche di questo governo anomalo. E io vorrei lavorare come organizzazione sindacale dei pensionati e confederazione in generale per ribaltare questo tipo di scelta. Per questo stiamo lavorando sostanzialmente su due fronti. Poi ce la facciamo, non ce la facciamo, potremmo fare di più, assolutamente vero. Ognuno ci mette quel che ha e quel che può, ovviamente. Da un lato un'azione, si può dire, di lobby in TV? Diciamo di lobby, nei confronti dei parlamentari, in modo tale che vengano fatti e gli emendamenti Voi sostanziali, avete fatto una lettera, vediamo se esatto, possiamo metterla a video la lettera. sostanziali al testo del disegno di legge sulla stabilità, in cui chiediamo ovviamente per quanto riguarda le pensioni il ripristino del meccanismo attuale, non chiediamo la luna, vogliamo il ripristino di ciò che c'era, punto. Sì, 2 anni di ma. solidarietà ci sembra già troppo. E invece, se fosse possibile, provare a mettere dei tetti alle pensioni alte e con quei tetti e Sarebbe la doveroso. solidarietà comunque provare a riversarla sui giovani. Noi stiamo chiedendo un sacco di cose, a dire la verità, ma temo, questo è il problema, che questo governo che Letta, che pure è una brava persona, sia ostaggio
della maggioranza in questa fase, no? Perché si continua a parlare d'altro piuttosto che dei problemi, no? Non bastano più gli allarmi che noi, l'Istat, eccetera. Allora, che cosa fare? Qua c'è la lettera che stiamo vedendo in sovrimpressione, dopo rispondiamo anche ai messaggi che stanno arrivando. Ecco, noi ripristino vogliamo... della indicizzazione delle pensioni esistenti, questo è uno dei punti. Distribuzione equa dei sacrifici che dovranno riguardare tutti i redditi, non solo quello dei pensionati. E poi politiche sociali in grado di garantire un welfare universalistico. Allora, faccio un esempio quando dico che ha scelto. Non ha avuto remore nel decidere che ancora si penalizza le pensioni, no? Con le cose che dicevamo prima. Però, rispetto alla prima stesura, dove si proponeva di aumentare e rendere più europee, diciamo così, le tasse nei confronti delle rendite finanziarie, questa è stata una delle prime cose. Dopo la reazione di coloro i quali i soldi ce li hanno, l'hanno tolta immediatamente, capito? Quindi la cassa si fa sempre e solo con la massa dei lavoratori e dei pensionati. Nei messaggi che stanno arrivando, in sintesi, che poi sono molto specifici nei casi, da una parte si dice stiamo pagando noi pensionati gli errori di un governo e lo schifo, questo lo rivolgo a Sperotto in modo che lei prenda la palla rispondendo ai telespettatori, lo schifo di un governo perché forse rifacendosi a quanto diceva Adolfo Berti, i nostri errori, dico no, io ho lavorato onestamente per n anni, non ho rubato, non ho fatto niente perché devo pagare e soffrire per errori di altri, che chi ci governa ha rubato, stiamo vedendo scandali continui che ci fanno venire la nausea. E dall'altro il contratto è cambiato, cioè uno fa un contratto per un certo tipo di contribuzione, retribuzione eccetera, poi ti vengono cambiate le regole nel corso del gioco e questi continuano a lamentare. Adesso un altro messaggio ancora, buongiorno a tutti, ma il fondo di autosufficienza che fine ha fatto? Filippo da Spinea, ecco, ne parliamo anche di questo. Allora sono tante le questioni, però cerchiamo in sintesi di... No, è che da imputare all'ultimo governo tutti quanti i mali dell'Italia mi sembra come... No, l'ultimo, ai governi, qua era generico, il governo italiano. È un processo che va avanti almeno da 20 anni. Appunto, c'è continuità. C'è una continuità in tutto, in tutto quanto questo. Non c'è sosta proprio. Non è come che la perdita del 20% del settore industriale in Italia avvenga come dire, in tempi brevissimi e tutto quanto questo succede così perché l'ultimo governo non funziona. È che c'è una continuità nelle politiche. Secondo, non si rispettano i patti. Perché tutta quanta è una serie di vincoli, cioè se tu proteggi i forti è indubbio che poi alla fine si riversano sui deboli i sacrifici. Ho spiegato prima che il governo interviene sulle pensioni perché ha la possibilità di legiferare e cambia le carte in regola, cioè le regole del gioco durante la corsa. Ma questo è scorretto, cioè, allora, giustamente. Tutto quanto questo... parte, si dice, col 1992, ma in realtà parte negli anni 80. Dagli anni 80 in avanti si continua a correggere i patti sulle pensioni, cambiando l'età contributiva, innalzando l'età di vecchiaia, aumentando le contribuzioni. Ma uno non sa più come regolarsi. Esattamente, cioè durante la corsa le regole continuano a essere modificate. Ma voglio rispondere invece a quella questione che aveva posto Giovani. Da Ferrara scrive uno che non si sta facendo niente sulle pensioni di 500 euro, dopo rispondiamo. Allora, anche le pensioni di 500 euro sono le pensioni sociali, così di una volta, cioè adesso è l'assegno sociale, ma erano le pensioni sociali. Per cui sono pensioni che in realtà vengono riconosciute a 65 anni, adesso 67 anni, quando all'interno del nucleo familiare non c'è reddito. Mm-hmm. Quella persona raggiunge quel requisito quando che non c'è reddito. Oppure sono pensioni da contributi minimi, cioè che hanno versato il minimo e vengono integrate per arrivare sono meccanismi particolarmente complessi, cioè nel senso che non è il fatto che esiste la pensione da 500 euro, punto, perché vengono erogati in questo modo. È la somma di tutta una serie di fatti di vita
che portano a quel risultato. Che non ha sgravi fiscali. Sì, perché non ha sgravi fiscali e via dicendo. Non ha benefici fiscali, dicevano. Ma molti hanno scelto, per esempio, di non fare versamenti contributivi e trovarsi a quell'età privi di patrimonio e privi, come dire, reddito, così hanno il contributo. C'è anche azzardo morale da questo punto di vista. Vabbè. Non sempre, come dire, no, le cose sono limpidissime. La stragrande maggioranza, invece, come dire, sono povertà assolute. Questo è la vera questione. Ma riguardando il rapporto, se come le pensioni stanno mangiando il futuro dei giovani, non è così. Cioè, tutto quanto il problema nasce da un problema di carattere demografico, nasce dalla platea di versanti che si riduce drasticamente. Il fatto, come dire, che il 40% dei giovani non lavora, e questo è un drammatico da due punti di vista, perché non c'è versamento contributivo, ma non c'è nemmeno il riconoscimento ai fini previdenziali per i giovani. C'è un altro ulteriore problema che grava in maniera determinante su tutto quanto questo: il debito pubblico. Cioè, il debito pubblico assorbe 80 miliardi all'anno ed è circa, come dire, no, un terzo del totale delle pensioni erogate. Ma di questo sono consapevoli tutti, questo l'hanno notato tutti quanti. Io penso di no, cioè io penso, come dire, che non siamo consapevoli che il debito pubblico incide poi in maniera diretta sulla vita quotidiana delle persone e sui redditi delle persone. Per il fondo dell'autosufficienza tocca a Adolfo Berti, dopo la pubblicità rapidissimi e cerchiamo di rispondere anche agli altri messaggi. Grazie.